Buongiorno a tutti, cari ragazzi. Allora, vorrei spiegarvi qualche piccola novità che riguarderà il nostro modo di vivere i buongiorni. Finora avete visto che su Classroom, che sulla nostra pagina Instagram, oppure qualche volta sul nostro canale YouTube, abbiamo pubblicato alcune cose che ci hanno aiutato, ci hanno guidato nel nostro cammino. Adesso facciamo un passettino in più, ci saranno alcune novità nei buongiorni, qui ve ne spiego. Allora, oltre ai pensieri che di solito pubblichiamo tramite lettere o video o articoli, da oggi pubblicheremo tutti i giorni sulla Classroom dei Buongiorni una piccola attività. Un'attività legata a una storia, alla storia di Carlo e Alberto, che sono due amici che hanno vissuto la loro amicizia in modo davvero eccezionale. Alle feste di Jesolo, a cui purtroppo non abbiamo potuto partecipare, avreste dovuto ricevere un dono, un piccolo diario, non il nostro bellissimo diario della Resistenza, ma un diario che si chiama Amicizia in gioco e che ci racconta appunto la storia di questi due amici che vengono dalla Liguria. Questa è la copertina del diario, e vedete sono disegnati in modo un po' originale. E l'introduzione a questo diario, a questo quaderno, è una lettera di un ragazzo che si chiama Silvio, che vi potete leggere, e per 40 giorni vi verrà proposta un'attività, qualcosa da fare a casa o con gli amici, uno spunto di riflessione, un'attività pratica per tutti i giorni. Molto semplice. E ci sono alcune regole, ok, non si saltano le attività, cerca di viverle tutte, e anche se ti sembrano difficili, provaci. In caso qualcuna puoi farla insieme a degli amici, insieme ai tuoi fratelli, insieme alla mamma e queste attività le pubblicheremo giorno per giorno nella nostra Classroom dei Buongiorni, una paginettina che potete scaricare e provare a fare. Ve lo consigliamo tanto. Naturalmente nessuno viene a controllare se avete vissuto o no la proposta che è stata fatta, però ci siamo un'occasione bella. È una storia di amicizia e questo percorso in più che vi proponiamo per i prossimi 40 giorni vuole aiutarvi a vivere l'amicizia, anche in un contesto in cui purtroppo non possiamo stare con i nostri amici. Allora può essere un'occasione per farla crescere in noi questa amicizia, per trovare modi nuovi di allargare il cuore. Allora vi auguro una felicissima giornata e speriamo di vederci presto. Ciao!